Ciao cachondi! Ogni giorno sui gruppi della SPAL leggo commenti positivi di gente che, nonostante l'andamento della squadra non sia stato dei migliori, scrive frasi dimostrando l'amore che ha per questa squadra. Ma tra tutti questi commenti non ho potuto non notare commenti carichi di negatività e di critica distruttiva. Quindi proprio stasera vorrei leggervi e commentare alcune delle frasi che più mi hanno colpito. Grazie a tutte queste persone che riempiono di negatività i gruppi della SPAL. A voi, cari cacciondi, che vivete in questo limbo di amore e disamore per la SPAL. Una delle frasi che mi ha colpito di più è: la cosa che non conforta è che non abbiamo mordente. Com'è andata la partita Parma-SPAL? Visto che ci manca il mordente. Serve più qualità. Con partite così equilibrate, gente con piedi buoni, serve pochezza tecnica per la categoria. Semplici a poche colpe. Per fortuna che la palla in area l'ha rinviata Costa. Se foste stato Fares o Fares, apriti cielo. Beh, avrebbe fatto un gol magari, no? Siamo e rimarremo polli. Mi sa che l'anno prossimo una trasferta di Champions League della SPAL me la faccio. Perché no? Bisogna sempre pensare positivi. Fares o Fares, roba da Lega Pro, e il non rischiare di semplici portano solo ad un altro pareggio contro una squadra mediocre. Semplici butta via due punti giocando sempre allo stesso modo, con un uomo in più. Sono in un misto di schifato, delusione, rabbia. Io credo che dopo queste parole qua, penso che questa gente sia gente che forse non ha capito che la SPAL innanzitutto va seguita, supportata, amata, e nonostante i risultati l'importante è sempre pensare positivi e vamos SPAL!